Grazie. Grazie al dottor Savini, che direi che ha fornito dei numeri e dei dati su cui adesso la tavola rotonda avrà di che discutere, anche dando, mi sembra, delle prospettive abbastanza positive per alcune tematiche sollevate dal Presidente nella sua introduzione. Adesso vediamo. Allora, io direi che iniziamo la tavola rotonda. Se il dottor Savini e il presidente Trapletti vogliono restare tra noi, non li cacciamo, se no si possono accomodare in sala e seguirla, così noi ci compattiamo anche un po' di più e li ringraziamo quindi. E per rimanere in tema, per dare una continuità, io comincerei rimanendo in ambito Agenzia delle Entrate. Abbiamo il dottor Carmelo Piancaldini, che è responsabile dell'ufficio applicativi della divisione servizi dell'Agenzia delle Entrate, che quindi immagino che sia l'ufficio, cioè è l'ufficio che vi tiene sotto controllo o che comunque studia le tecniche perché questi meccanismi di cui abbiamo sentito anche nell'introduzione vadano a regime e funzionino. Quindi io comincerei a dare la parola a dottor Piancaldini e direi gli chiederei di andare avanti approfondendo sulla falsa riga dell'intervento che abbiamo sentito del vice direttore dell'Agenzia delle Entrate e poi sulla base di magari qualche dato, anche qualche numero che forse lei ci dà, proseguiamo la discussione. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio anche io il Confida, il presidente Confcommercio per l'invito e vi ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, perché se questi numeri oggi possono essere forniti in maniera così puntuale è perché appunto si è fatto questo lavoro insieme e diciamo, credo che con molti di voi ci si conosca, insomma sono stati dei momenti intensi di confronto, però sempre costruttivo, e questo è il punto di riferimento che dobbiamo avere e mantenere anche per il futuro. Sicuramente faccio una battuta, insomma, con il vostro direttore Michele Volve, insomma il vostro team, i produttori, in questi ultimi tempi, proprio in questi ultimi tempi ci si vede un po' di meno, sono un po' più sfuggente, però permettetemelo, perché come divisione servizi e uffici obbligativi non gestiamo solo il mondo del vending e corrispettivi, ci piacerebbe, ma in realtà in questo momento a noi abbiamo anche la responsabilità di portare a compimento un po' tutto ciò che il direttore Savini vi ha descritto nel citare il decreto legislativo 127 del 2015 e soprattutto le modifiche a questo decreto che sono state apportate prima dalla legge di bilancio 2018 e ora dal decreto legge fiscale 119, cioè la fatturazione elettronica, che il cui obbligo è già partito in realtà dal 1 di luglio 2018 per alcune operazioni e decollerà definitivamente per tutti gli operatori, quindi anche per voi, dal 1 di gennaio 2019, e vi posso assicurare che è veramente impegnativo, perché noi dobbiamo prima di effettuare controlli, appunto noi siamo poi la direzione dei servizi dell'Agenzia delle Entrate, io ero all'accertamento, quando ci siamo conosciuti ero all'accertamento e poi l'accertamento è sparito proprio, c'è una divisione contribuenti, però l'accertamento è sparita, questo vi deve dare anche il segnale di quello che è stata anche la riorganizzazione dell'Agenzia nell'ottica di quella strategia di compliance che citava prima il direttore. E questo non significa che non si fanno più controlli, insomma, quindi vi posso assicurare che quei controlli si stanno già iniziando a fare, quelli che avete richiesto,
Però ecco, occupandomi di servizi oggi mi occupo anche di quello che abbiamo fatto con voi, cioè di mettere in piedi, di ascoltare tutte le associazioni di categoria, gli operatori, gli intermediari, per mettere in piedi tutti quei servizi, soprattutto a valore aggiunto, che l'agenzia come amministrazione pubblica deve offrire per mettere in condizione gli operatori di adempiere in maniera più semplice possibile agli obblighi di legge che non stabilisce l'agenzia ma stabilisce il Parlamento. L'agenzia deve sempre essere chiamata, è sempre chiamata ormai in maniera più frequente dal legislatore, quello fiscale in particolare, a dettare regole tecniche, un perimetro tecnico entro il quale poi applicare le norme, ma le norme le fa il Parlamento. E quindi quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare anche nel mondo di fatturazione elettronica, dei corrispettivi telematici dell'altro mondo, diciamo che non quello appunto da voi rappresentato, che è stato l'apripista, perché insomma, l'obbligo per voi è stato il primo, insomma, del decreto di Gelsia, e quindi questo vi dovrebbe fare onore, però insomma siete già più avanti degli altri. Ecco, tutte queste cose le stiamo portando avanti oggi e non è assolutamente facile, perché poi con chi ho lavorato sa che cosa c'è dietro sono aspetti tecnici, c'è da capire il mondo non è tutto uguale, gli operatori non sono tutti uguali, ci sono i grandi, i medi, i piccoli, quelli di un settore, quello di un altro, quindi veramente è molto molto complesso e noi non facciamo le cose chiuse in casa. Questo stile di approcciare, diciamo, alla regolamentazione tecnica insieme agli operatori è stato per voi ed è anche per tutti gli altri operatori nell'ambito della fatturazione elettronica dei corrispettivi. Quindi, fatta questa premessa, i numeri che ha citato il dottor Savini sono numeri molto freschi, sono stati elaborati proprio in occasione di questo evento. In realtà noi abbiamo una BI, un sistema di business intelligence ormai già a regime, che ci consente di analizzare costantemente in tempo reale queste informazioni a livello statistico e a livello di analisi del rischio. L'attività di analisi del rischio è già partita da tempo nell'ambito specificatamente poi della direzione contribuenti, che si occupa oggi delle attività appunto di analisi e di controllo. E vi dico anche che oltre ad aver fatto proprio, ci sono dei data scientist, cioè degli statistici che stanno facendo, proprio analizzando i dati per intercettare dei fenomeni particolarmente rilevanti, sia dal punto di vista della qualità del dato, che è molto importante, perché noi se non facciamo un'analisi di qualità del dato oggi, che voi avete una trasmissione in qualche maniera, permettetemi, ancora non completamente blindata, la soluzione, diciamo, transitoria che abbiamo individuato insieme, finalizzata proprio a evitare il più possibile di fare investimenti particolari, in particolare andando a modificare il sistema master, è frutto a comunque una contropartita, cioè il fatto che ancora oggi, per quanto si sono migliorati i dati, insomma la qualità del dato nel tempo, ci sono dei dati ancora anomali. Vi dico che ci sono ancora dei dati delle comunicazioni che vengono mandate con il venduto, il valore del venduto negativo, cosa che non dovrebbe essere possibile, no? E questa è proprio l'anomalia più, diciamo, pura. E per fortuna si sono ridotti enormemente. Noi avevamo una situazione abbastanza grave nel 2017, che era l'inizio. Oggi stiamo parlando su 42 milioni di comunicazioni dello 0,4% di comunicazioni con questo valore negativo. Però questa è un'anomalia grossa che va azzerata. Cioè, mentre lo scarto che diceva prima il direttore Savini del 5% è fisiologico e si può migliorare, si può ridurre, però probabilmente ci potrebbe essere, rimanere sempre, e legittimamente, perché ci possono essere problemi proprio software, problemi. Cioè, in questo caso questo valore deve essere azzerato. E
se oggi siamo a queste percentuali di scarto e a questa percentuale di anomalia evidente, è grazie, diciamo, comunque a quell'attività che abbiamo fatto ancora nel 2017 e proprio nei primi mesi del 2018, proprio con voi, creando una rete con i produttori software e attraverso Confida anche con i produttori hardware, che ha fatto, vi ha permesso, di, attraverso i dati che vi fornivamo noi a livello statistico, ma anche a livello puntuale, di intercettare direttamente gli operatori, i gestori, ma anche fondamentalmente poi i produttori software, che hanno fatto da anello di congiunzione, no? Con i gestori, intercettare quali erano i soggetti e le comunicazioni anomale, intercettare quali erano gli errori e comprendere che quegli errori potevano essere corretti probabilmente attraverso una più attenta lettura del dato EVA DTS, no? Che c'è nelle memorie dei sistemi master, piuttosto che una correzione, diciamo, di qualche problema sul sistema software. Questo è quello che dobbiamo continuare a fare. Ecco, ripeto, essere stato sfuggente in questi mesi non è una giustificazione, il fatto che stiamo lavorando tanto anche per altre cose, però diciamo, i dati li abbiamo, rimettiamoci al tavolo su questo punto, da questo punto di vista, e continuiamo a pulire queste situazioni. Però questo ci porta a fare una riflessione. Cioè, abbiamo come orizzonte vincolante, perché lo prevede la norma e i provvedimenti attuativi, un provvedimento da realizzare per la soluzione a regime. Il tavolo già era aperto, avevamo già avviato delle riflessioni molto molto puntuali. Attraverso l'analisi di queste criticità possiamo arrivare a definire, soprattutto a livello software, una soluzione a regime che possa essere implementata già nei prossimi anni, prima di arrivare allo switch off del 1 di gennaio 2023. Quindi questo sul mondo ovviamente del dato. C'era un aspetto aperto che dobbiamo riprendere proprio perché nell'ottica di sfruttare al massimo i benefici di questo processo vincolante per norma fiscale, era quello di semplificare una serie di adempimenti amministrativi che sono paralleli a quelli fiscali, e fare in modo che le pubbliche amministrazioni facciano sistema da questo lato, evitando agli operatori di fare più adempimenti per pubbliche amministrazioni differenziate. E lì effettivamente eravamo arrivati a un punto, cioè Michele non lo vedo, Michele Volvi, con Michele insomma, e l'altro Michele, che insomma avevamo iniziato anche attraverso due regioni, la Lombardia e il Lazio, a iniziare ad approfondire dal punto di vista amministrativo, gli adempimenti, le informazioni che questi adempimenti oggi vi comportano, per cercare di capire se attraverso l'operazione complessiva di accreditamento, censimento e trasmissione dei dati dei corrispettivi si potevano superare, in modo tale da avere un unico adempimento. Riprendiamo anche quella strada perché è assolutamente opportuno. E quindi diciamo c'è una massima apertura. Credo anche che se vorressimo poi formalizzare qualcosa, il provvedimento per la soluzione del regime ci darebbe anche questo spazio, dal punto di vista poi anche dal punto di vista proprio regolamentare. Ecco. E che altro? Le attività di controllo, non occupandomi più di controllo, in realtà non potrei dirvelo perché se ne occupano degli altri colleghi, ma vi porto la voce degli altri colleghi. Non solo abbiamo questa BI, questo sistema ormai partito contemporaneamente alla partenza del vostro obbligo, quindi non è che questi dati li abbiamo messi nell'armadio e poi li controlliamo. Abbiamo già creato questo sistema e questo sistema è funzionante e ci consente di fare queste analisi noi dal lato servizi, analisi che stanno già portando avanti i colleghi dell'attività invece di controllo. E insieme alla Guardia di Finanza, non dico a caso questo richiamo alla Guardia di Finanza perché sapete che il nostro direttore generale è cambiato,
oggi è il direttore maggiore che viene proprio dalle file della Guardia di Finanza. E la prima cosa che ha detto, guardando le, diciamo, tutti, no, le varie cartelline che gli sono state messe sul tavolo, tra cui anche questa, ha detto: ma qui dobbiamo assolutamente fare sistema con la Guardia di Finanza. Gli abbiamo rassicurato che già si era avviato il colloquio col Comando Generale e gli abbiamo in quell'occasione, nell'appunto, proprio rappresentato che il primo obiettivo era quello di intercettare, visto anche la qualità del dato, che è un processo che è partito in due step, perché vi ricordo che siete partiti prima, diciamo, voi un po' più strutturati, dico voi, che immagino qua dentro ci siano probabilmente anche i gestori con le macchine più evolute, no? Quelle con la porta di comunicazione. Gli abbiamo dovuto spiegare che quando abbiamo iniziato ad affrontare dal punto di vista regolamentare questo settore non c'era una definizione di distributore automatico e quindi ce la siamo dovuti inventare, ma non inventare, concretizzare insieme a voi. E l'abbiamo fatto con una risoluzione, gli abbiamo fatto capire perché si è partiti in due step, no? Perché c'erano le macchine più recenti, c'erano le macchine più obsolete e quindi gli abbiamo fatto capire tutto il processo, perché abbiamo deciso di far accreditare i gestori, perché abbiamo deciso di far censire le macchine, il discorso del QR code e quindi lui gli abbiamo proprio evidenziato l'obiettivo che avevamo già tendenzialmente concordato col Comando Generale di intercettare, soprattutto attraverso la Guardia di Finanza che presidia il territorio più di noi come Agenzia delle Entrate, le situazioni di abusivismo. Su questo ce lo siamo già detti, lo ridico, ci sono ovviamente situazioni in cui è più evidente l'abuso, perché magari gli apparecchi sono in zone aperte al pubblico, ci sono situazioni un po' meno evidenti, un po' più difficili da intercettare, perché sono quelle dove l'apparecchio è all'interno invece di edifici non aperti al pubblico o quantomeno aperti relativamente al pubblico. Quindi anche lì, anche in termini di poteri, noi abbiamo, la Guardia di Finanza ne è un po' più di più, però c'è qualcosa di più da fare dal punto di vista dell'attività di controllo, è meno banale, diciamo, rispetto a quella di intercettare una macchina appunto in una stazione piuttosto che in una strada, in un locale aperto al pubblico. Però questo lo stiamo già iniziando a fare, ok? Quindi ci stiamo muovendo su questi due livelli, da un lato quello più spinto dell'attività di controllo, partendo proprio da quello che diceva l'appello che faceva il vostro Presidente di intercettare le situazioni più rilevanti, quelle abusive, e poi abbiamo iniziato a selezionare le posizioni maggiormente anomale sul lato dei soggetti che si sono accreditati e hanno le macchine censite, ma non con lo spirito di partire già con dei controlli invasivi, ma con lo spirito di partire con delle comunicazioni che non sono neppure degli accertamenti, degli avvisi di accertamento eccetera, sono delle comunicazioni in cui si dice: guarda, nonostante stiamo facendo squadra, stiamo facendo le analisi eccetera, i tuoi dati continuano a essere anomali. Quindi questa cosa te ne puoi rendere conto anche guardando il portale fatture corrispettivi, la tua area, mi interrompo subito, e quindi già di lì ti puoi accorgere, se non lo fai oggi, che i tuoi dati sono anomali e magari costantemente anomali, e quindi correggi il tuo, trova dei modi per correggere il tuo comportamento, iniziare a mandare dei corrispettivi più corretti, perché quelli che mandate tendenzialmente dovrebbero essere poi quelli che registrate, tendenzialmente dico, dovrebbero diventare, soprattutto con la soluzione a regime, esattamente quelli che dovreste registrare, in modo tale che si completa il processo di riforma. Quindi questo è l'obiettivo, questi sono gli obiettivi, ce li eravamo detti, ce li conformiamo. Sicuramente consentiteci ancora di avere questi 50 giorni fino alla fine dell'anno
non vicino a voi, ma vicino a voi sul lato del mondo fatturazione elettronica e soprattutto fatturazione elettronica, ma dal primo di gennaio riapriamo operativamente il tavolo che non si è mai interrotto e riprendiamo le fila da questi obiettivi e anche dalla condivisione dei dati, perché la condivisione dei dati è importante. Oggi ve li abbiamo forniti, in realtà c'è l'accordo con Confida di continuare a fornirveli a livello statistico, proprio per poi fare le vostre analisi, anche analisi di settore. Confida credo che, come qualsiasi altra associazione di settore, può sfruttare in maniera molto efficace il patrimonio informativo a livello statistico che l'agenzia gli può mettere a disposizione. Da questo punto di vista c'è sempre stato e c'è ancora la massima apertura per aiutare il mercato e gli operatori a svolgere al meglio la propria attività. Quindi anche da questo punto di vista sfruttiamo, diciamo, la norma fiscale anche per offrire dei servizi che possono essere a valore aggiunto in altri ambiti, cioè su quello prevalente che è il vostro ambito commerciale, il vostro business. Ovviamente io sono a disposizione per eventuali quesiti. Grazie. Grazie. Piancaldini, interrompiamo la discussione perché è arrivato l'onorevole Massimo Garavaglia che aspettavamo direttamente dal Senato. Onorevole Garavaglia, sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza, che io invito al palco per il suo saluto. Grazie. No, ma è solo un breve saluto. Ci tenevamo comunque a fare un salto qui, nonostante siano giornate abbastanza complicate tra decreto fiscale, manovra e quant'altro, però è importante per noi tenere sempre aperto un canale di dialogo, anzi qualora Confida avesse dei suggerimenti, delle proposte da fare per la legge di bilancio e anche il decreto fiscale, noi siamo ben disponibili a discutere con tutti e portare avanti dei miglioramenti. Qualcosina è stato fatto, tanto c'è da fare. Qualcosina, penso per esempio alla questione del riporto delle perdite, che non è poca cosa e questo può dare una mano a tante tante realtà. Confidiamo nell'avvio ordinato della fattura elettronica. Noi tra l'altro sappiamo che il vostro è un settore molto attento, per cui dove la tracciabilità è già una norma, una prassi, quindi non ci saranno particolari problemi, però i problemi operativi sono quelli poi più delicati da affrontare, e anche su questo in maniera molto pragmatica l'agenzia è a disposizione per trovare soluzioni di ogni tipo e genere. Non ho altro da aggiungere se non questo, quindi se ci sono suggerimenti ben vengano. Il momento non è facilissimo, lo sappiamo, ma proprio perché non è facilissimo bisogna fare squadra e noi siamo disponibilissimi a raccogliere ogni tipo di suggerimento che possa aiutare a fare il PIL. A noi interessa solo fare PIL, fare crescita, fare sviluppo. Questo è l'obiettivo che ci siamo posto e dobbiamo farlo tutti insieme. Grazie. Grazie al sottosegretario, lo ringraziamo anche per essere riuscito a intervenire. Proseguiamo nella discussione. Sia Savini che Piancaldini ci hanno raccontato molte cose sulla riforma dei corrispettivi e le tematiche si sono moltiplicate. Io chiederei a Pio Lunel, che fa parte è il presidente del gruppo imprese di Confida, e quindi come una delle cose più interessanti, che almeno mi sembra di aver sentito adesso, credo che ci siano i dati
che sono stati forniti, che mi sembra di aver capito fossero inediti anche per tutti voi. Allora io partirei da questo, poi vediamo di sviluppare la discussione. Io chiedo a Lunel di commentare questi dati, se sono dei dati che si aspettava, se sono dei dati divergenti da quelli che si aspettava e in generale dare un po' di contenuto a questi dati, soprattutto prospetticamente rispetto alle tematiche che sono venute fuori e che cerchiamo di affrontare nella tavola rotonda. Buongiorno a tutti. Allora, i dati che ci hanno fornito oggi, diciamo che sono quelli che ci aspettavamo, perché comunque Confida aveva già idea di quante macchine potessero essere censite e quindi il dato di 838.000 distributori era un dato che ci aspettavamo. Oggi ci hanno detto più di una volta che siamo stati degli apripista, ne siamo contenti, diciamola così, no? di aver avuto questo onore di essere degli apripista. Il settore sicuramente ha dovuto fare degli sforzi notevoli per arrivare a questi dati, insomma la geolocalizzazione, la trasmissione, il fatto di aver dovuto anche così riconfigurare tutti i distributori, perché non dimentichiamoci mai che per arrivare poi a quel codice master noi abbiamo dovuto andare a riconfigurare il nostro distributore in modo che quel master iniziasse a inviare questi dati. Forse dobbiamo dividere un po' in due la questione. Diciamo, c'era una parte delle imprese di gestione che già era abituata a portarsi i dati in casa, no? Che faceva già questo tipo di controllo, comunque anche se non riferito a una norma, ma comunque controllavamo quello che ci portavamo in casa. E una parte invece di gestori che questo controllo non lo facevano e hanno dovuto implementarlo. Quindi diciamo siamo su due piani. Chi aveva già questo controllo, posso dire che probabilmente era agevolato. Chi invece non aveva nessun controllo ha dovuto fare probabilmente uno sforzo maggiore. Comunque uno sforzo che è stato dato sia in termini di risorse, di risorse umane anche, perché comunque andare su tutti i distributori, verificare che tutto sia corretto, incominciare a fare prove di invio, vedere cosa arrivava all'interno delle nostre aziende per pulire il più possibile i dati che poi arrivavano all'Agenzia delle Entrate a regime. Capisco anche che sono contento di vedere che i dati si stanno pulendo sempre di più. Purtroppo abbiamo a che fare comunque con delle problematiche tecniche che a volte sono ce le abbiamo, sono storiche, non possiamo, lo zero non ci arriveremo mai, cioè è utopia pensare di arrivare a uno zero. Questo comunque ha comportato, come dicevo prima, tanti investimenti da parte delle aziende per arrivare a questo, insomma. Mi scusi, quando dice lo zero si riferisce agli scarti che ci ha detto Savini, cioè quel 5%, o anche alla percentuale 0,4 del venduto negativo? No, il venduto negativo deve sparire, nel senso non deve arrivare prossimo allo zero, 0,0. Probabilmente avverrà nel momento in cui ci sarà un errore, una mancata comunicazione, una problematica sul sistema. Quello, lo 0,0 non ci arriveremo mai, però sicuramente deve diminuire. L'obiettivo di Confida è sempre stato quello di, anche in questi mesi in cui io ho partecipato alle delegazioni territoriali, abbiamo messo l'accento più volte su questa problematica. Io penso che sia frutto anche dell'attenzione di Confida in questo senso che il dato sia arrivato a queste percentuali. Abbiamo cercato di sensibilizzare i nostri associati a andare a verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate cosa arrivava, non fermandosi magari a quello che inviavamo, ma andando anche a vederlo sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Io i dati mi soddisfano, insomma, penso che siamo arrivati già a un buon livello di comunicazioni. Ripeto, ribadisco che comunque per il settore è stato uno sforzo importante, penso che possiamo essere soddisfatti, penso che l'Agenzia delle Entrate lo possa essere, perché comunque
a distanza di un anno, di un poco più di un anno, siamo arrivati, visto che eravamo comunque i precursori di questo tipo di invio, arrivare già dopo un anno a avere questi dati io ritengo abbastanza puliti, se non tanto puliti. Io penso che il settore possa essere soddisfatto e anche l'agenzia. Ripeto, ribadisco che sicuramente Confida ha trovato nell'agenzia un interlocutore importante, ha capito, ha cercato di capire, ci sono state discussioni, però insomma, come diceva il dottor Piancaldini, sono state delle discussioni costruttive, non ci si è mai, abbiamo cercato di lavorare insieme e penso e spero che questa cosa prosegua, insomma. Quindi questo è il mio punto di vista. Prego, parola a Piancaldini. Sì, c'è un elemento importante che vorrei, due elementi importanti che vorrei sottolineare, mi ha dato spunto ora il suo intervento. Il primo è che dall'analisi dei dati, dal punto di vista del trend, sapete, abbiamo detto che ci sono stati due step, no, di partenza, no? Prima i soggetti un po' più con le macchine più evolute e quelle poi con le macchine meno evolute, proprio per l'attenzione che ci avevamo messo anche su questo fronte. Nel 2017 il numero dei gestori che si erano censiti erano intorno a 4.000. Peraltro su questi 4.000 si concentravano il grosso degli apparecchi. Quindi avevamo pochi gestori e già un numero rilevante di apparecchi. Nel 2018, quando è partito il secondo step, quello che abbiamo visto è una crescita esponenziale del numero dei gestori rispetto ai quali ci sono pochi apparecchi. Allora, questo sicuramente è anche legato al discorso dell'obsolescenza, cioè delle macchine più obsolete, quindi quella senza porta di comunicazione, ma anche al fatto, lo ricordo perché me l'avete insegnato voi, ma l'ho imparato sulla mia pelle, perché abbiamo ascoltato poi non solo la vostra associazione, ma tantissime associazioni di cui anche neppure conoscevo l'esistenza. Ci sono nel vostro settore operatori che non fanno, fra virgolette, di mestiere la gestione di distributori automatici, ma ci sono tantissimi operatori, farmacie, autolavaggi, eccetera, che usano i distributori automatici per implementare il loro business. E tutti questi operatori hanno avuto una difficoltà in più, hanno dovuto capire che loro gestivano un distributore automatico che forse non sapevano esattamente che cos'era e si sono dovuti adeguare ancora di più, forse anche con dei costi, insomma, dal punto di vista almeno del tempo, un po' più rilevanti, perché magari avevano uno, due apparecchi, no? Quindi questo sforzo non è da non rimarcare, bisogna rimarcarlo, perché qui dei quasi 30.000 soggetti che oggi abbiamo accreditati ci sono tantissimi soggetti che non hanno il vostro codice attività di default. E questo è un segnale molto positivo, perché significa che magari tanti di questi soggetti che prima usavano questi apparecchi e magari anche per errore quei soldini che incassavano si dimenticavano di registrarli, oggi li registrano. Per il semplice fatto che si sono accreditati, hanno censito le macchine e devono trasmettere il dato. Questo è il primo elemento che vi volevo sottolineare. Il secondo elemento, visto che c'è anche il vice ministro sottosegretario, uno degli aspetti che noi avevamo preso in considerazione nell'ottica dello spirito riformatore del legislatore col decreto legislativo 127, che, come ha detto il mio direttore, è quello di prima di tutto aumentare la normale, diciamo, dare una spinta alla normale emersione, diciamo, delle irregolarità o dell'evasione. Prima di fare controlli, quindi in un'ottica di collaborazione e di servizio, perché questo è quello che prevede la riforma della trasmissione dei dati, dei corrispettivi, della fatturazione elettronica, no? Cambiare il rapporto tra amministrazione, che deve essere lei a dare dei servizi prima di arrivare alla dichiarazione. In quest'ottica noi abbiamo iniziato a monitorare i dati del mondo dei corrispettivi, e voi siete gli apripista anche da questo punto di vista, per vedere anche poi se dal punto di vista dichiarativo, liquidazione IVA piuttosto che dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi,
c'è stato nel tempo, in questi anni, una naturale emersione della cosa. Allora, su questo abbiamo ancora dei dati troppo freschi, perché voi siete un settore dove peraltro dal punto di vista IVA tendenzialmente siete a credito, no? Perché avete un IVA al 10% sulle vostre vendite, mentre sugli acquisti tendenzialmente è al 22%. Quindi lì si fa un po' più difficoltà, soprattutto perché poi la trasmissione della comunicazione della liquidazione IVA, che è stata reintrodotta 2 anni fa, diciamo, anche se è presente in tutti i paesi, noi l'abbiamo reintrodotto 2 anni fa, dove io riesco a vedere, no, questi due valori e iniziare a confrontarli. Non sono ancora, non mi metto in condizione ancora di vedere puntualmente la crescita, al quantomeno, dell'IVA, diciamo, esigibile nel vostro settore, ma una serie di dati, i nostri colleghi statistici lo stanno facendo, ci stanno già dando dei segnali positivi. Non posso dire con certezza che c'è stato l'aumento che il dottor Tartaro in qualche occasione evidenziava che ci sarebbe stato. Non ve lo posso confermare, però vi posso confermare un cauto ottimismo anche per diciamo, le casse dello Stato. Ecco, io direi che l'agenzia fa il suo ruolo, ovviamente. Quello che sarebbe carino poter vedere domani, rappresentare ufficialmente, che azioni di questo tipo, che sono una combinazione fra un'azione legislativa, un'azione regolamentare e un'azione di collaborazione dell'amministrazione con gli operatori, anche attraverso le associazioni di categoria, e portano una naturale crescita del gettito erariale, che è il risultato a cui dobbiamo tendere, perché noi vorremmo concentrare i controlli sui soggetti che fanno le frodi e che fanno evasioni conclamate. Grazie. Io vorrei dare la parola ora a Roberto Pellegrini, che è presidente del gruppo imprese di fabbricazione di Confida e anche titolare di una società, Digisoft, che produce il software di cui di fatto stiamo parlando. Siccome Piancaldini nel suo intervento prima, parlando di questa data che per tutti voi è uno spauracchio, direi, questa del 2023, adesso poi cerchiamo di arrivarci, ha comunque parlato di implementazione del software, di correzione del software, per cercare di migliorare ancora, implementare ancora. Ecco, allora volevo chiedere a Pellegrini che tecnologie avete utilizzato e rispetto a questa possibile, io non sono un tecnico, ma rispetto a questo possibile miglioramento del software, se è una cosa che le suona positiva oppure se la mette in allarme. Buongiorno a tutti. Allora, dividiamo appunto in due la domanda: che tecnologie abbiamo utilizzato? Diciamo che noi ci siamo trovati, quando abbiamo affrontato questa problematica assieme all'agenzia, con due aspetti. Noi avevamo una serie di clienti, come ha già sottolineato Pio Lunel, già strutturati, organizzati, con una serie di strumenti anche informatici già evoluti, che di fatto già controllavano la loro azienda. Per cui i numeri che dovevano dare all'agenzia delle entrate, queste aziende già se li portavano in casa, per loro necessità prima che per un tema fiscale, perché l'azienda ha bisogno di controllare cosa succede fuori, ovviamente. Queste aziende avevano già tutti gli strumenti, chi più chi meno, ma erano già mediamente molto ben strutturate, per cui già anche preparate ad affrontare la problematica. Hanno dovuto lavorare perché hanno dovuto fare, come ha detto, più l'adeguamento del parco, l'etichettatura delle macchine, che sembra banale, ma quando uno ha qualche migliaia di macchine distribuite in giro per il territorio, solo mandare una persona ad attaccare l'etichetta e attaccare l'etichetta giusta, perché c'è anche questo aspetto, perché una persona che mi esce con un mazzo di etichette lungo così poi deve attaccare quella giusta, non un'etichetta a caso, no, ha comportato veramente un impegno di tempo e di risorse molto più importante di quello che si può pensare vedendo il settore da fuori. No. Però erano strutturati. Ci siamo trovati anche dall'altra parte un parco di aziende, no, e non arrivo alle 23.000, mi fermo già alle 3.500-4.000 che si sono censite con la prima azione,
Buona parte di queste non erano strutturate, sono aziende piccole, familiari, con poche macchine, poco personale, che non avevano ancora sentito la necessità di un controllo puntuale e attento dei propri dati. No. Non ne avevano bisogno, faceva quasi tutto il proprietario, per cui no. Queste aziende si sono trovate di fronte a dover informatizzare dei processi, per cui dal semplice utilizzo magari di un PC con Excel in casa a fine del mese per farsi i conti, a dover muoversi sul territorio con uno strumento in mano che parlasse col distributore automatico, no, che ha sì una porta di comunicazione, no, come l'agenzia ha capito durante tutti i nostri incontri, sono delle più varie queste porte, no. Per cui hanno dovuto usare uno strumento che per loro era nuovo. Abbiamo cercato di fargli, come software house, no, Digisoft ovviamente che rappresenta, ma tutte le altre, qui è stato fatto veramente uno sforzo al settore del software house che opera in questo, degli strumenti il più semplice possibile e il più economico possibile. Abbiamo usato molto il mondo Android, no, che permette di trovare sul mercato strumenti, telefonini a basso costo, no. Abbiamo cercato di dare tutte queste soluzioni, i fabbricanti di sistemi di pagamento tra l'altro hanno fatto un grossissimo sforzo nell'implementare strumenti che permettessero al gestore nel modo più semplice, di conseguenza più economico possibile, di adempiere la normativa. No. È stato fatto veramente un grosso lavoro in questo, per cui adattatori con infrarosso, con Bluetooth, tutti questi strumenti. Io credo che il risultato sia stato molto positivo, per cui lo sforzo che hanno dovuto inevitabilmente affrontare le piccole gestioni è stato contenuto, passatemi questo termine, per cui abbordabile senza dover traumatizzare le aziende, senza dover fare investimenti economici spaventosi, no, che potessero mettere in crisi l'azienda, che è stato lo spirito con cui sempre ci siamo mossi come Confide e come agenzia in tutti i nostri incontri. Perché in questo va riconosciuta l'agenzia che l'approccio è sempre stato: facciamo tutto il possibile per evitare al gestore di dover investire troppo, per cui di sacrificare magari l'evoluzione dell'azienda perché deve investire per adeguarsi allo strumento fiscale. No. Sarebbe stato contrario proprio alla logica dell'agenzia. Per cui gli investimenti tecnologici sono andati proprio in direzione di semplificare al massimo, no, l'attuazione di un adempimento che è di per sé complicato. Perché ricordiamoci che il gestore deve fare tutto questo non da un negozio, da un ufficio, da una scrivania dove c'è un PC, c'è internet, è comodo, tra virgolette, è seduto. Lo deve fare nel territorio, cioè in mezzo alle montagne, in mezzo alle città, dentro le fabbriche, dentro le cantine, dove hai distributori automatici. No. Per cui lo sforzo è stato fatto in questa direzione. Non so se è soddisfacente. E per quanto riguarda questo accenno al software che ha fatto Piancaldini, è una cosa, cioè il punto è capire se secondo voi ci si riesce a muovere nell'ambito di quello che già avete fatto, oppure se c'è il rischio di dover stravolgere un po' le cose per andare in altri terreni, cioè per migliorare. Io da questo punto di vista sono sicuramente ottimista. Se il rapporto con l'Agenzia delle Entrate continuerà come è stato fino ad oggi, a parte questo periodo dell'invio telematico delle fatture, che capisco benissimo che abbia... Non è invio telematico, fatturazione elettronica, esattamente, hai ragione, scusa. No, che capisco benissimo che assorba le energie di Carmelo e del suo team al 100%, però la collaborazione è sempre stata molto buona. Per cui, se riprendiamo con lo stesso spirito, e non c'è motivo per cui cambi, io credo che non sarà un trauma dal punto di vista software, no. Anzi, sarà positivo perché il colloquio ci permetterà di migliorare le procedure, perché ci hanno parlato di 5% di scarti. No. Da un lato è fisiologico, dall'altra parte è importante capire perché c'è un 5% di scarti in un processo che è, tra virgolette, totalmente automatizzato. No. Se posso fare ecco, una chiosa anche su questo, proprio perché probabilmente non è tutto automatizzato, no? Perché in realtà c'è qualcosa qui. Quindi diciamo, ovviamente sempre mantenendo il concetto di non essere impattanti sugli investimenti delle aziende, però
come diceva il direttore Savini, più noi lavoriamo a monte del processo, più abbiamo sicuramente dati di qualità e meno problemi per lo stesso operatore. Quindi su questo fronte è quello che ci dobbiamo muovere. Ora, per arrivare tecnicamente, noi abbiamo oggi almeno una serie di errori, nascevano, ce lo siamo detti, dal fatto che lo standard che viene usato all'interno delle macchine, dei sistemi di pagamenti, dei sistemi master, non è lo standard, per esempio, che viene usato per la trasmissione dei dati, che è uno standard XML, che peraltro è uno standard, diciamo, assolutamente flessibile. Detto questo, è proprio, penso, il punto di partenza da cui dovremmo muoverci in quell'ottica. L'altro aspetto, anche qua mi piacerebbe rimarcarlo e farvi io una domanda. Ma nel momento in cui si è uniformato dal punto di vista organizzativo e operativo il comportamento procedurale degli operatori, perché banalmente c'era una norma di legge che obbligava a fare questa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, e con quel regolamento, con quel provvedimento, con quei provvedimenti l'abbiamo fatto in quest'ottica che dite voi. Abbiamo dovuto però, non dico ancora standardizzare, ma uniformare, no? Uniformare delle prassi. Anche quelli più piccoli che prima non lo facevano, è possibile immaginare che abbiano avuto comunque dal punto di vista organizzativo dei benefici, oppure sono stati solo costi che, per i quali oggi non riescono a percepire un vantaggio dal punto di vista organizzativo? Perché questa mi piacerebbe anche come cittadino, no? avere la presunzione, e come operatore dell'agenzia, che quello che abbiamo fatto per dare appunto attuazione regolamentare a una norma fiscale in qualche maniera possa avere avuto un riflesso anche dal punto di vista invece operativo positivo. E questo poi è il vantaggio di una norma che è vero che è fatta per diciamo obiettivi fiscali, ma in qualche maniera ha una lungimiranza di andare, anche poi con la regolamentazione tecnica, di andare a dare dei benefici. Un beneficio che io potrei dire da diciamo esterno, tu hai detto abbiamo gli operatori più piccoli si sono dovuti informatizzare. Allora la crescita digitale, no, della cultura digitale dell'operatore non è poi così una cosa negativa in termini di sistema paese, no? Quindi assolutamente, lo riusciamo a vedere questo, anche questo beneficio indiretto? Sicuramente rispondere? Sì, poi magari Pio, come che parla di piccoli gestori, può entrare nel dettaglio, ma prima è sicuramente anche un aspetto positivo da questo punto di vista. Non so se vuoi. Allora, partiamo dal presupposto che noi incassavamo comunque, anche senza questa norma. Ok, quindi non avevamo bisogno della norma per incassare, quindi che, siccome facciamo impresa, e quindi incassavamo comunque. Il fatto che questo ci abbia obbligati a informatizzare è innegabile che possa essere un vantaggio, però in questa prima fase sicuramente non lo è, no, non si tocca con mano. Noi il nostro lavoro lo facevamo, incassavamo comunque, portavamo a casa i nostri introiti, li mandavamo all'agenzia delle entrate in altri modi, registrando sui corrispettivi. Quindi oggi percepire un solo vantaggio la vedo un po' tirata, diciamola così. Sicuramente, iniziato questo processo, che può anche legarsi al discorso della Industria 4.0 di cui abbiamo già parlato prima, insomma, quindi informatizzare sempre di più le nostre aziende, può andare verso quella direzione. Quindi, visto che mi porto a casa questo dato, me ne porto a casa anche altri, e quindi questo sicuramente. Però, insomma, forse in questa prima fase è un po' prematuro far ragionare in questo modo. Ecco, questo è quello che mi sento di sicuramente dire. Qualcuno l'ha colta l'opportunità. Sì. Però tanti, soprattutto nei piccoli, l'hanno fatto perché costretti. Fino alla prima fase sicuramente insomma è stata vista come non una cosa positiva, ecco, insomma, magari poi in una seconda fase si capirà che lo può essere, però oggi hanno visto l'obbligo ma non l'opportunità, mettiamola così. Che innegabilmente c'è. Prima di provare a passare anche a qualche domanda, se c'è nel pubblico, volevo ancora chiedere un paio di cose. A Pio Lunè, lei è il presidente dei gestori, no? Delle imprese che fanno gestione. Ecco, rispetto a questi dati che oggi abbiamo preso, 238.000 macchine. 838.000. Ecco, ma quante sono le macchine in tutto?
838.000. Ah, macchine, allora no. Beh, quindi no, diciamo che... No, volevo capire qual era la percentuale che ci ha fornito l'Agenzia delle Entrate di copertura rispetto al totale, quindi quello che ancora manca, no? Perché oddio, questo dal punto di vista regolamentare dovrebbero essere tutti. Esatto, diciamo. Quelle che mancano sono irregolari, quindi allora, sono quelle che allora il dato che è stato fornito, no, perché il dato numerico riguarda la totalità. Assolutamente sì, diciamo che il Confida rappresenta il vending puro, no? O comunque diciamo tutti quelli che fanno vending. Poi c'è la parte, come diceva il dottor Piancaldini, che non fa vending puro, quindi non è il codice 47992 che siamo noi. Chi fa altro, quello noi non, è un dato che non possiamo capire. Noi puntiamo, Confida, come avete sentito oggi, punta al fatto che tutti debbano avere questo QR code sui distributori automatici, perché altrimenti cadiamo sempre nella solita questione, cioè chi fa deve continuare a fare, chi non faceva non fa comunque, quindi controlliamo chi già faceva senza controllare chi non faceva, quindi questa è un po', Confida a questo obiettivo. Poi dire un numero oggi mi sembrerebbe, cioè non saprei dirle effettivamente il numero di macchine che ci potevamo aspettare. Noi come Confida ci aspettavamo queste 800.000 macchine, sì, questo sì. Poi cosa c'è ancora in giro? Io penso che non sia una percentuale altissima di macchine non censite oggi, penso che ce ne siano, le vediamo perché penso che ognuno di noi le ha viste, anche perché essendo toccati sul vivo da questa norma, quando giriamo per le città la prima cosa che andiamo a vedere è ci infiliamo nei vari posti a vedere se c'è il QR code, penso che insomma... e quindi questo è, lo facciamo, notiamo, abbiamo notato che comunque ci sono ancora una piccola percentuale di distributori che non sono stati censiti, non so se sono stato... Sì, no, ma infatti il punto che volevo chiarire era questo, no? Che quindi fosse la totalità delle macchine. Sì, delle ma noi dobbiamo arrivare alla totalità. Perché poteva sembrare che fosse un numero a cui mancava ancora... Diciamo che se partiamo, io penso che le 4.000 imprese che si sono state censite nel 2017 eravamo tutti quelli che fanno vending, poi dopo sono arrivati gli altri, perché io penso che ognuno di noi all'interno della propria azienda ha avuto la telefonata del... distributore di carburante che ti chiedeva ma cosa fate, ho un distributore, come lo devo fare, cioè andavi a fare carburante dal proprio operatore e ti chiedevano cosa hai dovuto fare, come hai gestito questa cosa, insomma logicamente questo l'abbiamo subito. E invece a Piancaldini volevo chiedere questo, nella sua introduzione il presidente Trapletti ha tra i punti che ha esplicitamente citato c'è la contrarietà degli associati, la contrarietà del vending, del settore del vending a modificare ancora le modalità di trasmissione del corrispettivo. Da qui al 2023, a quando sarà definitivamente a regime. A me sembra di aver capito da questa discussione che si sta andando verso una strada dove le modalità potranno essere affinate, i software potranno essere migliorati, ma non ci dovrebbe essere uno stravolgimento, quindi un messaggio tranquillizzante da lanciare alla platea, perché stravolgimento vorrebbe dire nuovi costi, nuovi investimenti e cambiare tutto. È così? Ho capito bene o no? Sì. Sì. Diciamo che la risposta ci è piaciuta, diciamo che l'abbiamo apprezzata, perché comunque diciamo che la paura che noi avevamo e che abbiamo, perché insomma è quella di dover affrontare ulteriori costi per questa cosa, insomma, ecco, quindi se noi riusciamo a implementare, a normalizzare i dati che ne inviamo, speriamo che questo serva a far sì che la seconda fase definitiva non sia tanto diversa dalla fase attuale, insomma, questo è il nostro auspicio, perché porterebbe a aver fatto degli investimenti in una direzione corretta, perché non dimentichiamoci che oggi
La nostra difficoltà è anche capire in quale direzione andare, perché oggi siamo andati in questa direzione, no? Per trasmettere i dati. L'importante è che questa sia la prosecuzione, perché se noi domani mattina l'Agenzia delle Entrate ci dicesse che andiamo da tutt'altra parte, dovremmo riprendere investimenti da zero, quindi insomma non potendo utilizzare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Che è esattamente quello che si deve scongiurare, mi sembra che almeno su questo punto abbiamo ottenuto un risultato. Quindi direi più apripista come vi ha definito lui, che non cavie, come a un certo punto poteva sembrare. Speriamo, giusto? Che questo sia stato positivo, insomma, essere apripista ci ha portato a essere un po' più avanti degli altri, quindi avere a che fare anche la fatturazione elettronica, diciamo che per noi forse è meno, non dico meno impattante, ma comunque la capiamo un po' di più rispetto ad altri che non avevano a che fare con questi famosi file XML che noi già conosciamo. Per esempio, per noi la fatturazione elettronica è più difficoltosa sulla parte esterna, quando andiamo a fatturare dal nostro cliente, perché noi abbiamo anche questa problematica, insomma, ecco, più che la parte passiva e la parte attiva di fatturazione che noi dobbiamo gestire bene. Va bene, allora, siccome c'è qualche minuto ancora a disposizione prima della prossima tavola rotonda, mi piacerebbe se qualcuno dei presenti in sala avesse da fare una domanda, approfittando della presenza di Piancaldini o anche dei vostri presidenti. Si accomodi magari al leggio, che ho due domande per te, Carmelo. Voi lo conoscete sicuramente. Sì. La prima è: pensi che la Guardia di Finanza metterà nell'ambito del suo programma annuale di verifica sul campo della presenza dei QR code e soprattutto che le macchine siano attive? Perché un'altra percentuale è che i QR code ci sono, ma poi risulta che non trasmette. Quindi sostanzialmente adempimenti formalmente rispettati, ma poi devi andare a scannerizzarlo per capire se la macchina sta o meno trasmettendo. La seconda domanda è: hai parlato di strumento di BI già presente e attivo, però se io vado nel login dell'area riservata al contribuente, mi scarico sì le mie migliaia di trasmissioni, poi le esporto in Excel e faccio quello che devo fare, ma non ho uno strumento di analisi già pronto all'interno dell'area riservata. Se ce l'avete, potreste esporlo lato riservato col tempo, anche per capire in un'ottica di compliance dove secondo voi ci siano degli errori e delle anomalie alle quali possiamo poi rimediare per tirare fuori i dati. Quando mi hai detto guarda che state trasmettendo negativi, siamo andati a guardare, effettivamente abbiamo scoperto che c'era un produttore di hardware che aveva fatto un errore in un firmware e trasmetteva milioni di euro negativi, se per questo. Averlo uno strumento di analisi già pronto e potente lì dentro, che già mi dica le anomalie, semplifica ai nostri dipendenti amministrativi molto la vita della ricerca del singolo dato inesatto. Tra l'altro, se posso aggiungere, aiuterebbe anche le software house a sviluppare dei report e delle analisi nei propri pacchetti che permettano al gestore di fare già in casa gli stessi controlli che poi può fare con l'agenzia, semplificando la vita e l'operatività. Sì, questa seconda è molto molto, questo suggerimento è molto molto utile, sì. E ovviamente dobbiamo verificare che tipo di, cioè mettere BI, quello che vi dico io, è insomma qualcosa di un po' più complesso, insomma, analizza i milioni di dati, anzi i miliardi. Quando parliamo di 42 milioni di comunicazioni oggi trasmesse, poi all'interno ci sono diversi record, quindi insomma, stiamo parlando probabilmente di qualche miliardo di informazioni. E questi sono, ovviamente, uno strumento del genere è più tarato per attività più ampie, appunto, che deve fare l'agenzia. Però è assolutamente un buono spunto nell'ottica di fornire dei servizi a valore aggiunto, sicuramente lo segniamo. Se c'era il mio direttore avrebbe già detto lo facciamo. Quindi, insomma, il problema è che poi lo devo fare che poi lo devi fare tu, va bene. Quindi lo segniamo.
Invece sulla prima non posso darti una risposta perché ovviamente non, insomma, le istituzioni sono sacrosante, quindi c'è la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, siamo cugini, lavoriamo insieme, ma non mi posso permettere di pianificare le attività dell'Agenzia, quindi non so darti una risposta a questo punto di vista. Quello che posso dirvi, ribadirvi, è che invece c'è una fortissima oggi collaborazione proprio anche da input del nostro direttore, che appunto viene dalle file della Guardia di Finanza, per sfruttare il patrimonio informativo e avviare quei controlli che ci siamo detti. Mi ha fatto piacere che tu hai rimarcato non solo l'assenza del QR code ma anche il suo contenuto, perché appunto quegli elementi in qualche maniera li stiamo iniziando ad intercettare banalmente attraverso le analisi di BI. Siccome ci sono dei bravi statistici, data scientist oggi si chiamano, che fanno questo per mestiere, le hanno già intercettate. Però lì dobbiamo fare molta attenzione. Mentre sull'abusivo, diciamo, vado abbastanza a gamba tesa, se mi permettete, lì dobbiamo fare molta attenzione, perché proprio per quello che ci siamo detti il flusso informativo potrebbe non essere puntualissimo, e quindi io potrei far male a qualcuno che invece non ha fatto niente di male. E in quest'ottica, sia il secondo suggerimento, che può diventare utile sempre però che tu lo sfrutti, cioè che il gestore lo sfrutti, E sia il fatto appunto che magari si fa un'operazione di preventiva comunicazione piuttosto che avvio di un'attività istruttoria, ma soprattutto il lavoro che si dovrebbe fare poi per la soluzione del regime dovrebbe aiutarci a ridurre al minimo anche queste situazioni a monte, perché l'obiettivo non è quello poi di fare controlli ma di prevenire. Quindi se riusciamo in termini di qualità del dato a fare quelle evoluzioni per la soluzione al regime che ci permettono di migliorare, diciamo, questo andare asintoticamente verso lo zero. Mi immagino comunque il dato negativo probabilmente eclatante. Il dato negativo è qualcosa Il dato eclatante noi probabilmente qualcuno ce l'avremo comunque, no? Perché ci siamo detti il problema del software, dell'hardware. Sarebbe bello poterlo bloccare. No, ma infatti il primo provvedimento che stiamo prendendo significa modificare il tracciato, e Roberto Pellegrini sa che significa. Il dato eclatante non riuscissimo a bloccarlo. Facciamolo se serve. Sì, facciamo, nel senso che nel momento in cui io faccio un controllo. L'errore che è individuabilissimo, perché se io mando un dato da un milione positivo, forse, un milione negativo, è un errore. Dovevamo farlo prima, non l'abbiamo fatto. Probabilmente se riusciamo a fermarlo già. Sì, è proprio quello che avete dei dati molto più corretti. Guardate, che voi. È proprio la proposta che hai fatto. Dal punto di vista tecnico, ora è inutile farlo qui. Quando ci riuniamo al tavolo. Va bene, grazie. Grazie. Ci sono altre domande in sala? Allora possiamo chiudere qui, puntualissimi direi coi tempi previsti, la prima tavola rotonda, ringraziando Roberto Pellegrini, Pio Lunel e Carmelo Piancaldini.